Il recupero di questo importante monumento della città di Teramo è una bella storia da raccontare. Circa un anno fa abbiamo iniziato un percorso per la rimozione di tutte le transennature. Purtroppo questo è un edificio importante interessato dagli eventi sismici e quindi era come prima operazione rimuovere le transennature e mettere in sicurezza i cornicioni dell'edificio. Poi c'è stata la rimozione dell'edicola che stava ormai lì da anni chiusa, fatiscente, luogo di degrado, e poi si è tolto l'ultimo anello, togliere l'imbarcatura sopra la fontana dei Due Leoni. Poi il miracolo che è avvenuto è che i due amici Corrado Anelli e Agostino D'Angelandonio, due importanti restauratori, si sono offerti di restaurare gratuitamente questo monumento importante. Oggi è sotto gli occhi di tutti, il monumento ha recuperato tutta la sua bellezza iniziale quando Pasquale Morgante ha realizzato nel 1989, se non vado errato. E quindi oggi siamo felici di riconsegnare alla città un luogo così importante, un monumento così importante. La fontana di Pasquale Morganti, la fontana dei Leoni, è stata inaugurata nel 1899. Pasquale Morganti era uno scultore noto nella nostra città, aveva fatto i suoi studi a Firenze, pagati anche dalla provincia proprio di Teramo. Pasquale della Monica, che è stato uno dei suoi maestri, il grande pittore, lo ricorda come un uomo di gran talento. E nonostante la scelta di mettere due leoni a guardia del palazzo di città, perché avrebbero voluto dei delfini, un uomo coraggioso ed inventiva, importante.